Ciao a tutti. Allora, nuovo video di un nuovo film. Diciamo da poco è uscito al cinema, che sta incassando parecchio, fino a poche settimane fa. E il film in questione è per la regia di Carlo Verdone ed è Benedetta Follia. Allora, Benedetta Follia è praticamente la storia di questo Guglielmo, che eredita un negozio di vesti e oggetti religiosi, vesti per preti e vescovi, ma di alta moda. Lui viene lasciato dalla moglie e si chiude in se stesso, si deprime, non vuole più andare avanti, pensa solo al lavoro e basta. Allora, un giorno proprio nel suo negozio si presenta questa ragazza, Luna, che praticamente dice di voler lavorare con lui, però in teoria non è proprio adatta. Però Guglielmo accetta e la fa lavorare. Diciamo, viene anche costretto ad accettarla, perché lei prende, si piazza lì e dice: ah, allora sono assunta, sì, senza aver detto nulla. Succede che Luna praticamente farà sicuramente del bene a Guglielmo, le farà riscoprire la vita, lo farà andare avanti, quindi lo toglierà da questa depressione che ha voluto lui, perché lui dopo che la moglie l'ha lasciato, è caduto in depressione. Si è chiuso in se stesso, quindi riuscirà piano piano a farlo ragionare. E poi non vi dico più niente e vi lascio vedere il film. Bene, che possiamo dire? Carlo Verdone, grande attore come sempre, e grande regista anche qua, bravo, è stato molto bravo. Si può dire che in questo film ha praticamente ha fatto una parte che non era del tutto comica, era sul tragicomico, però ci stava, ecco. Quindi Carlo Verdone non bisogna prenderlo solo come attore comico, no? Lui fa anche delle parti drammatiche. Chi segue Verdone lo sa. Quindi, poi questa ragazza nuova, Ilenia Pastorelli, interpreta Luna, è bravissima. Poi nel cast c'è anche Maria Pia Calzone e Lucrezia Lante della Rove, che interpreta la ex moglie di Guglielmo. Insomma, un film veramente a me è piaciuto, è stato divertente, non era male, insomma, una commedia che non ti fa staccare del tutto il cervello, ma ti lascia lì, ti fa divertire, in certe parti ti fa dire, in certe parti ti fa riflettere, in certe parti ti fa emozionare, insomma. Una commedia a 90 gradi. Niente, detto questo, certo, magari non rivedendo,
noteremo che Carlo Verdone è un po' più invecchiato rispetto nei film precedenti, ma questo non credo che faccia nulla. Non credo che, come posso dire, che tolga nulla alla bravura che ha. Quindi lui sì, purtroppo, vabbè, è invecchiato, ma invecchiano tutti. Quindi lui però riesce comunque a stare nel pezzo. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.